Innanzitutto grazie. Grazie anche perché piccole cose che però fanno la differenza. Grazie anche al bimbo, che spero non si annoi. Anche perché c'è l'interpretazione nella lingua dei segni, cosa che in città che si vogliono più evolute non c'è, però pensare anche a chi è più sfortunato è veramente una cosa che fa merito. E quindi grazie a voi. Piccole cose che però fanno capire, è strano per me da segretario della Lega Nord essere stato questa mattina sulla spiaggia di Augusta a incontrare i lavoratori del porto. Lì non è questione di destra, sinistra, Lega, mica Lega. Ci sono dei lavoratori di un porto che non possono fare il loro lavoro perché le navi della Marina Militare Italiana, invece di quello che fanno le navi della Marina Militare in tutto il mondo, ovvero sia difendere i confini, in Italia noi usiamo l'esercito come taxista per i clandestini. E quindi al porto non lavorano i dipendenti, ma sbarcano i clandestini. E ho incontrato quelle mamme e quando io lo dico in televisione, da sinistra ci sono i sorrisini da scemi. Stasera, anzi, sono orgoglioso di portare una televisione nazionale stasera in collegamento anche dalla Lamezia Terme, perché alle 21 sarò in diretta sulla 7 a Piazza Pulita. È una trasmissione di sinistra e quindi se siete a casa guardate un documentario o qualcos'altro, perché sennò vi viene il nervoso. Però almeno devono venire alla Lamezia Terme a fare il collegamento. E ho incontrato delle mamme che non mandano i loro bimbi al parco giochi, perché in quei parchi giochi succede di tutto, e parlando con alcuni medici mi dicono che i controlli sanitari fatti su queste migliaia di disperati sono zero. E se a Milano sono tornati a Milano i casi di tubercolosi e di scabbia, io dico che non sono razziste quelle mamme di Modica, in provincia di Ragusa, che non hanno mandato i loro bimbi in gita scolastica perché sarebbero andati in gita scolastica su quei pullman che servono a trasportare i clandestini appena sbarcano. Io vi domando se è razzismo o se è buonsenso che una mamma o un papà dicono: mio figlio, io su un'auto potenzialmente infetto, non lo mando. Per la sinistra è razzismo, per me è razzismo al contrario, è mettere sullo stesso autobus dei bimbi di 6 anni e delle persone sfortunate. Per carità di Dio, nessuno vuole il male di nessuno, però non è il modo di aiutarli. Io sono stato in stazione centrale a Milano sabato, ne erano appena arrivati 200, con bimbi mezzi nudi a correre in mezzo alla stazione centrale e a raccattare i pezzi di pane per terra, con delle donne nei sacchi a peli e con le coperte, con i turisti che facevano lo zig zag arrivando nella Milano capitale dell'Expo. I turisti che arrivavano sabato a Milano pensavano di essere arrivati a Baghdad, a Kabul, non a Milano. E quindi anche per quella gente, anche per quei bambini, è incivile illuderli che a Milano o a Lamezia ci sia casa, ci sia lavoro, ci sia futuro. Io da leghista, io da italiano, dico: i soldi che stiamo sbattendo via qua, usiamoli là. I 10 milioni dell'operazione Mare Nostrum, usiamoli per fare una scuola in Africa, una strada, un ospedale, un'azienda, per aiutare loro a stare bene là e noi a stare un po' meglio qua. Il mondo è grande, dobbiamo stare tutti bene, però così non sta bene nessuno. Non stanno bene i lavoratori del porto di Augusta, non stanno bene gli sfrattati di Lamezia, però i sindaci di sinistra evidentemente hanno queste priorità. L'amico mi ha passato il bigliettino che il sindaco Speranza vuole costruire palazzine popolari nel quartiere Capizzaglie da destinare solo a cittadini lamettini di etnia Rom. E voi avete il sindaco che pensa ai Rom e noi a Milano abbiamo il sindaco la cui priorità è la grande moschea. Sono dello stesso. Uno si chiama, però questo è più grave perché si chiama Speranza, e quindi. Però secondo me la priorità è il lavoro. Io ieri ero a Pontida, ho trovato tanta gente che arrivava anche dal sud, la cui priorità è il lavoro, non è la moschea, la legge elettorale. Venendo qua mi ha chiamato un giornalista del Corriere della Sera, mi ha detto: cosa pensa di
della riforma del Senato di Renzi. Chi se ne frega? Qua qualcuno mangia pane e riforma del Senato. No, non si mangia la riforma del Senato, viene dopo. E quindi, vi chiedo, siccome siamo noi come Lega a fare quello che appunto, a candidare un Lamettino alla Lamezia Terme e a fare quello che dovrebbero fare i sindacati, ci sono nei comuni di tutta Italia e quindi anche di tutta la Calabria e quindi anche alla Lamezia Terme, i moduli per alcuni referendum promossi dalla Lega. Ve ne cito uno su cui dobbiamo arrivare a 500.000 firme. Uno che vuole cancellare la legge più infame degli ultimi 30 anni, che è la legge Fornero sulle pensioni. Dovete darmi una mano a cancellare la Fornero come legge e come donna per restituire il diritto al lavoro e alla pensione a milioni di italiani che sono stati derubati, del lavoro e della pensione. Perché l'Italia si è inventata 400.000 esodati. L'Italia è un paese così serio che dall'oggi al domani ha detto: tu devi andare in pensione? No. Aspetti un anno, due anni, tre anni e intanto cosa mangio? Problema tuo. Non è normale. Quindi se arriviamo a 500.000 firme facciamo un referendum e 60 milioni di italiani secondo me cancellano questa schifezza. Saluta il papà fino a che si chiama papà, perché poi l'Europa lo chiama genitore 2 e quindi non si può più salutare il papà. La famiglia non è secondaria, perché qualcuno ci vorrebbe imporre quello che secondo me non è futuro ma è passato. Vi faccio un esempio a proposito di Sud e di candidati di altri partiti. In questa circoscrizione c'è candidato per Forza Italia Cecchi Paone, che è un giornalista televisivo con cui ho avuto un confronto settimana scorsa su Rai 1, perché questo ha detto che sono razzista. Perché sono razzista? Perché Regione Lombardia, su iniziativa della Lega, dall'anno scorso dà un contributo di 400 euro al mese, mi piacerebbe che ci riuscisse anche Regione Calabria un domani, 400 euro al mese alle mamme e ai papà separati o divorziati con dei bimbi a carico. Perché per molti una separazione o un divorzio sono un dramma, perdi il lavoro, perdi la casa, non vedi tuo figlio. E noi l'anno scorso con questo provvedimento abbiamo aiutato 851 mamme e papà con 400 euro al mese. Certo, non ne abbiamo aiutati 80.000, però ne abbiamo aiutati 851. Però nel provvedimento abbiamo messo, per non passare da fessi, che per avere questi 400 euro dovevi essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni e quindi cittadino italiano. E quindi più del 90% di questi contributi sono andati, cosa che non accade mai per i contributi pubblici, a cittadini italiani. Perché secondo me gli italiani hanno più diritti rispetto a chi è arrivato ieri mattina. Chi è arrivato ieri mattina aspetta il suo turno e fra 5 anni, se avanza qualcosa, si prende questi 400 euro. E questo, secondo Cecchi Paone, era discriminazione. Noi siamo razzisti perché aiutiamo gli italiani prima degli stranieri e perché non prevedevamo l'aiuto per i genitori gay. E però, allora, per divorziare è necessario prima sposarti, perché se non ti sposi non divorzi. E il genitore, per fare un figlio, il buon Dio, non la Lega, il buon Dio ha deciso 2000 anni fa che per fare quel bimbo lì dovessero incontrarsi almeno per una mezz'oretta un uomo e una donna, altrimenti era difficile che venisse fuori qualcosa. L'Europa ci dice che la famiglia futura è quella con due mamme, due papà, 7 cugini, 8 nonni. Quello secondo me non è futuro. Io rispetto le scelte di vita, di famiglia, di coppia e le scelte sessuali di tutti, però la famiglia è quella fondata sull'uomo e sulla donna, e i bimbi in adozione io li do a una mamma e un papà, non a due papà e non a due mamme, perché quella è un'altra roba. Quella non è una famiglia, quella è una coppia, è una scelta, ma è un'altra roba. E se l'Europa mi richiama, chi se ne frega dell'Europa? Adesso non è che ce lo chiede l'Europa. L'Europa dice: fai la riforma delle pensioni, fai la riforma delle pensioni. L'Europa dice: si devono sposare due uomini e si devono sposare due uomini.
L'Europa ci frega l'agricoltura. L'Europa ha massacrato l'agricoltura italiana per avvantaggiare gli altri. Gli europarlamentari che vi chiedono il voto, di destra e di sinistra, hanno votato. Voi chiedete domani, quando siete in paese, magari vi chiederanno: ma sei andato a una riunione della Lega? Roba strana. Voi chiedete: ma scusa, il tuo parlamentare del PD o di Forza Italia? L'anno scorso, quando Bruxelles ha votato l'accordo di libero scambio per la frutta e la verdura che arriva dal Marocco, fottendo in prospettiva l'agricoltura siciliana e calabrese innanzitutto, il tuo partito bello dell'Italia Unita e siamo tutti fratelli e siamo tutti amici, per chi ha votato? Per il Marocco o per la Calabria? Per il Marocco o per la Sicilia? Tutti di là. Hanno votato tutti di là. Perché questo è il mercato, questo è il profitto. A me non interessa un'Europa fondata solo sul mercato e sul profitto. Qua si fa il vino, qua si fa l'olio, non me ne frega niente del mercato e del profitto. Qua si deve continuare a fare il vino e l'olio. Punto. Perché io non voglio che i nostri giovani abbiano come prospettiva il lavoro in cooperativa a 3 euro all'ora. L'agricoltura è quella che ci dà da mangiare, ma questo va in Calabria, ma va anche in Lombardia, dove hanno fatto un altro accordo simile per far arrivare il riso dall'Indonesia alla faccia del riso prodotto a Pavia. Ci vogliono far consumare quello che fanno gli altri, le auto tedesche, i frigoriferi svedesi, le arance marocchine, e ho visto che ci sono i mirtilli che arrivano dal Cile, e le camicie che arrivano dal Pakistan, le scarpe dall'India. E quando però qua non si produce più niente, cosa facciamo? Che lavoro facciamo in Italia? Facciamo i cantanti, facciamo i giornalisti, facciamo le ballerine, i calciatori. Non so, perché quando perdi la produzione, ci sono tanti altri, però io voglio, la mia battaglia è che l'Italia torni a lavorare. Poi Claudio ve lo spiegherà meglio di me. Vi faccio, quando mi dicono però non si può uscire dall'euro, io faccio solo un esempio. Si sta meglio adesso o si stava meglio 12 anni fa? Cioè, risparmiavate di più 12 anni fa o risparmiate di più adesso? Lavoravate di più 12 anni fa o lavorate di più adesso? Eravate più sereni 12 anni fa? Ecco, lui non c'era, però la sua mamma e suo papà probabilmente... Perché? C'era un'altra moneta. Anche. Abbiamo già provato a uscire dall'euro 20 anni fa. Non si chiamava euro, si chiamava SME. Ve lo ricordate il 1992? Tanti di voi c'erano nel 1992. Vi ricordate quando Amato entrò nei vostri correnti di notte rubando il V6 per 1000? E quando tolsero la scala mobile? E quando inventarono la tassa sul medico di famiglia? E la tassa sulla casa, perché non si poteva uscire dalla moneta unica? Uscimmo dalla moneta unica e cosa successe? Niente, anzi, ci fu il boom. Dal 93 in poi, se andate su internet, l'Italia crebbe come mai in passato. Eravamo noi con una moneta giusta a vendere i nostri prodotti ai tedeschi, ai cinesi, ai canadesi, agli americani, con una moneta giusta. È chiaro che se il tuo olio, il tuo vino, il tuo acciaio, i tuoi mobili costano il 30% in più rispetto a quelli degli altri, non li vendi. Puoi essere bravissimo a lavorare, puoi faticare 24 ore al giorno, puoi fare ricerca, ma se hai il prezzo sbagliato non vendi. Quindi mi fa ridere Renzi, che a fronte di un problema così evidente cosa fa per far ripartire il lavoro? Vuole togliere altri diritti ai lavoratori. Altra flessibilità. E ci vuole la flessibilità. Come la Fornero, vedrete con la flessibilità quanta gente verrà assunta. Se un commerciante non vende la marmellata, non assume il commesso per aiutarlo a vendere la marmellata che non vende. Il problema non è togliere diritti alle persone, renderci tutti a tempo determinato. L'imprenditore assume se vende. Se l'imprenditore non vende, chi è che assume? Gli puoi dare anche degli schiavi che paga un euro al giorno, ma se non gli servono, non gli servono. L'importante è far tornare l'Italia a vendere. E siccome non ci siamo rimbambiti in 10 anni, non è che in 10 anni abbiamo perso la capacità di lavorare, evidentemente è successo qualcosa di sbagliato. Certo, tutti i problemi che c'erano ci sono,
la casta, l'andrangheta, la burocrazia e tutti i problemi dell'Italia che c'erano anche 12 anni fa. L'euro li ha complicati dannatamente. E quindi la mia battaglia è questa, come Lega. Mi chiamano in tante città del sud e io ci vado. Abbiamo fatto degli errori come Lega in passato? Sì, assolutamente sì. Io non credo a quelli che non sbagliano mai. Ogni tanto c'è qualche politico in televisione che anche di fronte all'evidenza, no, non è colpa mia, è colpa sua. No, non ho sbagliato io, ha sbagliato lei. No, io non c'ero, no, non me ne sono accorto. Io, pane al pane e vino al vino, la Lega ha fatto degli errori in passato? Sì. La Lega farà degli altri errori in futuro? Probabilmente sì. Chi non fa non sbaglia. Ecco, Renzi non sbaglia mai, ma perché è Renzi. Tutti gli altri tendenzialmente sbagliano. L'importante è non ricommettere gli stessi errori del passato. Il problema mio e della Lega non è mai stato contro il Sud. Contro la politica del Sud, sì. Io quando vado a Roma, perché è Roma ladrona? Perché il comune di Roma da solo è riuscito, non so come, ad accumulare negli anni 10 miliardi di euro di debito. Ma come fa una politica ad accumulare 10 miliardi di euro di debito? E organizzavano la festa del cinema, la festa del teatro, e le Olimpiadi, e i mondiali, e volevano fare il Gran Premio di Formula 1, e intanto chi amministrava Roma accumulava 10 miliardi di euro di debiti, e infatti ogni anno il Parlamento cosa deve votare? Il Salva Roma. Perché c'hanno il buco e quindi anche voi pagate. E io dico che i sindaci di Roma che hanno fatto quel debito dovrebbero finire in galera, dovrebbero essere arrestati, perché se un padre di famiglia fa un debito di 10 miliardi non torna a casa. Quindi il problema non sono i cittadini romani, poveretti, che devono ripagarsi, il problema è la politica romana. Così come a Milano non sono tutti bravi o brutti, a Lamezia non sono tutti bravi o tutti brutti. Noi, il nostro sindaco di Verona, Tosi, ha avuto dei problemi, hanno fatto anche un servizio televisivo, perché ha avuto il torto di fare alcune cene con dei calabresi. Ma che cosa vuol dire? E me l'ha chiesto anche un giornalista. Però voi avete fatto delle cene con dei calabresi. Non è che ho fatto delle cene con dei marziani. Io faccio delle cene con dei valtellinesi, con degli abruzzesi, con dei calabresi, con dei canadesi. E non è che ci sono i canadesi tutti belli o tutti brutti e i calabresi. C'è un problema di 'ndrangheta in Calabria? Sì. C'è un problema di 'ndrangheta a casa mia a Milano? Sì. Ne hanno appena arrestati 20 a Lecco, sul lago di Como. Qui non è che è un problema di Lamezia, è un problema anche... Io distingo la gente non fra destra e sinistra, fra nord e sud, fra persone per bene e persone per male. E ci sono le persone per bene a Milano e a Lamezia Terme. E io sono convinto che la battaglia contro l'euro e contro l'invasione, io non parlo mai di immigrazione, io ormai parlo di un'invasione programmata per fottere il popolo italiano. E quindi io combatto fino all'ultimo per bloccare quella che è un'invasione programmata. E se qualcuno in piazza fischia, fa il male dei suoi figli. Se qualcuno fischia perché dobbiamo accogliere tutti, lo vada a raccontare a suo figlio fra 20 anni che dobbiamo accogliere tutti, quando suo figlio non avrà uno straccio di casa o di lavoro, che dobbiamo accogliere tutti. Aiutare sì, io dono sangue da quando ho 18 anni, io sono volontario Avis da quando ho 18 anni, sono arrivato alla medaglia d'oro, 80 donazioni, e il dono del sangue è anonimo, quindi non è che io dono il sangue e dico deve andare a lui perché mi sta simpatico. Io una volta ogni 2 mesi vado a donare il sangue o il plasma e il dono è anonimo, quindi per quello che ne so io la mia sacca di sangue può andare a una brava persona, a un delinquente, a un italiano, a un rom, a uno brutto, non lo so, però lo faccio come gesto di volontariato. La politica no. Io l'altro giorno ho questionato con la signora Kyenge, che è stata così brava come ministro che il PD la presenta alle elezioni europee, pensate un po' che candidati al Partito Democratico, la signora Kyenge, e io le ho ripetuto per la 70ª volta che io le contestavo non il colore della pelle,
le contestavo le sue idee demenziali, fra cui ne ricordo una: riservare il 10% dei posti di lavoro nella pubblica amministrazione agli immigrati. Ma questo è razzismo nei confronti degli italiani. Un politico italiano allo stipendio pagato dai cittadini italiani deve fare l'interesse dei cittadini italiani, punto. Se vuoi fare l'interesse dei cittadini africani, fatti eleggere in Africa, con tutto il rispetto. Le quote, non esistono le quote. Lo straniero che merita lavora. Lavora a prescindere dal fatto che sia bianco, nero, rosso, giallo. Il calabrese che merita lavora. Però se ho un posto di lavoro, questo lo dico chiaramente, se io come Lega ho un solo posto di lavoro e ho un italiano e uno straniero che hanno parità di requisiti, scelgo l'italiano. Perché chi è qua da più tempo e paga da più tempo e contribuisce alla sua comunità da più tempo ha più diritti rispetto a chi è arrivato ieri mattina. E questo, se è razzismo, e allora mi autodenuncio, sono razzista. Secondo me è buon senso, non è razzismo. Perché non voglio escludere nessuno, ma non voglio neanche fare la figura del fesso. Questo è. E quindi è una scommessa. E quindi ci presentiamo col simbolo della Lega in tutta Italia. Da Bolzano, dove abbiamo fatto un'alleanza con un movimento indipendentista tirolese, i Freiheitlichen, che parlano di patria a Bolzano, e a Lamezia. E domani mattina sono prima a Salerno, anzi prima a Battipaglia, poi a Salerno, poi a Napoli a raccogliere le firme contro la legge Fornero, e poi nel pomeriggio vado a Taranto, che è uno dei tempi più incredibili di come l'uomo possa, nel nome del profitto, vendere la salute della gente, perché quando il ricatto è o la salute o il lavoro, o lavori e rischi di crepare, o non lavori e rischi di crepare lo stesso, quello non è sviluppo. L'Ilva di Taranto è uno dei più grandi esempi di vergogna italiana, e quei morti pesano sulle coscienze dei politici che non hanno fatto niente per anni, di destra e soprattutto di sinistra, perché quelli di sinistra che sulla carta difendono gli operai, poi degli operai purtroppo spesso se ne fottono, così come la CGIL, la CISL e la UIL, che sono i primi nemici dei lavoratori italiani perché fanno gli interessi degli altri troppo spesso e non degli operai per fare tessere sindacali. E quindi faccio il giro, che cosa verrà fuori? Secondo me qualcosa di buono, è una scommessa. Non so se come riusciremo a collaborare, però io adoro le diversità, anche dei fischietti di fuori. Per me tutti, ecco, l'unica roba che mi dà fastidio sono le persone che decidono tu hai diritto di parlare e tu no, tu sei bravo e tu sei cattivo. Io mai, in 24 anni di militanza politica, mai mi sono permesso di andare a zittire qualcuno o di andare a rompere le scatole al comizio di qualcun altro. Secondo me quelli che rompono le scatole sono antidemocratici. Andate a spiegargli che la democrazia significa che ognuno deve poter esprimere le sue idee. Punto. Puoi condividerle, non condividere, ma non puoi rompere le palle. Se non sei d'accordo, stai a casa tua. Se non sei d'accordo, stai a casa. Per carità di Dio, in democrazia è bello. Uno può pensare che Salvini sia un cretino, magari ha anche ragione, Salvini è un cretino, però pensalo a casa tua. Io mai sono andato a disturbare un comizio di qualcun altro. Quindi, e poi è la destra che è cattiva, fascista, e sono i compagni, quelli che sono i sinceri democratici. Vabbè, qualcuno ha le idee un po' confuse. Detto questo, è una bella scommessa che faccio volentieri. La differenza, e chiudo, grossa rispetto al passato, che rende importante il voto del 25 maggio, perché fino all'ultima volta, è vero, le elezioni europee contavano sì e contavano no. Sto giro è diverso perché? Perché fino all'ultima volta, cioè fino adesso, noi euro rompiballe, noi euro scettici, eravamo in 30 su 740. E in 30 su 740... è dura. L'accordo per la frutta e verdura che arriva dal Marocco al posto della frutta e verdura siciliano calabrese, in 30 su 740 puoi fare le barricate, ma prima o poi te lo fanno ingoiare. Questa volta no. Questa volta abbiamo fatto l'accordo con gli austriaci, con gli svedesi, con i finlandesi, con i fiamminghi, con i danesi e con i francesi. E con i francesi, i giornalisti mi chiedono sempre
però avete fatto l'accordo con i fascisti. Uno mi ha addirittura detto: avete fatto l'accordo con i nazisti della Le Pen. E ho detto: ma scusa, qual è il problema della Le Pen? Dice: il lavoro prima ai francesi. Ragionamento secondo me lineare. Dice: stop all'immigrazione clandestina. Ragionamento di buon senso. Dice: no all'estremismo islamico. A Milano il tizio che vuole la grande moschea si chiama Piccardo. E il papà, che è il presidente dell'Unione Comunità Islamica in Italia, Piccardo padre, ha chiesto il riconoscimento del matrimonio di rito islamico. E io sono andato a vedere che cos'è questo matrimonio di rito islamico perché non lo sapevo. E voi sapete cos'è questo avanzatissimo matrimonio di rito islamico? Ebbene, il matrimonio di rito islamico che vuole questo tizio a cui Pisapia vuole dare la grande moschea, prevede che l'uomo possa avere fino a quattro mogli. Che sarebbe un casino, quindi non so quanto possa essere consigliabile. Però il problema è che la moglie, la donna, può avere solo un marito e l'uomo può divorziare e la donna no. Quindi lo dico alle donne in sala, chi concepisce l'essere umano femminile come inferiore, che vale un quarto rispetto all'uomo, secondo me è un incivile e io non gli do né la piccola né la grande né la media moschea, perché prima ti rendi conto che la donna vale esattamente tanto quanto l'uomo e poi fra 50 anni ne riparliamo. Perché secondo me è giusto così, è il minimo di equità fra uomo e donna. Punto. E quindi sono principi abbastanza normali. È preoccupante quando idee abbastanza normali, voi magari starete pensando, sì, non ha detto delle cose particolarmente intelligenti, ha detto cose abbastanza normali, che in Italia fanno notizia. Cioè è un momento pericoloso quello in cui idee sul lavoro, sulla pensione, sui disabili, sulle adozioni, sulla famiglia, sull'immigrazione, sull'Islam, quando idee abbastanza normali sembrano delle cose incredibili o delle genialate. E quindi noi come Lega in questo momento rappresentiamo la gente normale, mentre l'Europa è tutto fuorché normale, mentre in Italia ci sono i fenomeni del baraccone più vari ed eventuali, noi come Lega abbiamo bisogno di gente normale, con idee normali, per tornare a lavorare, a sorridere, a tornare a casa sereni la sera, senza arrabbiarsi più. Non è che uscendo dall'euro il giorno dopo siamo tutti con la bacchetta magica più ricchi, belli, simpatici, intelligenti e fortunati. No, però c'è un po' di giustizia in più e un po' di lavoro in più e un po' di serenità in casa in più la sera, quando torniamo a casa dei nostri figli. Io ho due figli, io voglio guardare i miei figli a testa alta. Non voglio che mi rimproverino fra 20 anni, papà, ma mentre succedeva sto casino tu dormivi, cosa stavi facendo? Quindi se abbiamo voglia di affrontare questa sfida un po' folle, insieme questo gemellaggio che parte da Bolzano, passa per Catania, per Lamezia Terme e risale su a Treviso, il 25 maggio ci togliamo delle belle soddisfazioni. Grazie, viva Lamezia! Grazie a loro che hanno avuto un bel coraggio. Fategli un bel applauso, perché immagino i commenti che hanno avuto, quindi il mio applauso va a voi e a voi che siete in questa bellissima sala. Grazie e io ce la metterò tutta. Non è finita, fermate. Adesso non voglio dire che arriva il bello, ma quasi. La parola passa al professore Claudio Borghi Aquilini, docente dell'Università Cattolica di Milano.